È un terreno molto arido, pieno di crepe, di spaccato, di spaccature, e da queste spaccature escono delle piante, dei germogli. Lo mandiamo alla famiglia di Giulio, e così siamo di mandargli un po' di colore, insomma, ecco. Quello che sta succedendo qua di Sedro è che un cittadino, non solo italiano, ma europeo, è stato ucciso in circostanze che fanno risalire direttamente la responsabilità alle autorità di quel paese, dell'Egitto. E quindi noi siamo in condizioni di chiedere di che si tratti. Ma dobbiamo prima di tutto imporre al nostro governo di convocare l'Europa intorno a questo caso. Non si tratta di un nostro cittadino malcapitato, ma di un cittadino europeo che nel pieno diritto della sua attività di inchiesta, di studioso e di giornalista, nel pieno diritto è stato ucciso in un paese amico. L'ambasciatore ha ribadito dal suo punto di vista la volontà del governo egiziano di collaborare, di arrivare alla giustizia e a una verità su quello che è accaduto. Noi abbiamo ribadito però all'ambasciatore che ad oggi questa collaborazione ci sembra almeno insufficiente, segnata da troppe contraddizioni, da troppe opacità, che il balletto delle versioni, delle voci, perfino le allusioni su ambiguità nei rapporti di Giulio ci paiono inaccettabili, e che dunque continueremo con tutti gli strumenti a chiedere che la verità sia raggiunta, che non sia solo una verità ufficiale ma una verità sostanziale. Per tanto tempo le istituzioni italiane, i vari governi italiani hanno fatto affari, rapporti economici, commerciali, politici con paesi in cui i diritti umani erano e sono violati, ignorando il fatto che in quei paesi venissero uccise o imprigionate migliaia di persone, dicendo in fondo i morti sono i loro, ora il morto è nostro, e questo suscita giustamente indignazione. Io mi auguro anche che spinga l'Italia a riconsiderare il posto che i diritti umani hanno nei loro rapporti politici, militari, economici e commerciali.